ogni 2 anni, più o meno, qualche pagina cancro e qualche giornalista senza carriera rilancia la solita baraonda. Aboliamo il liceo classico, è inutile, è costoso, è vecchio, è dannoso, troppa teoria e poca pratica, produce solo impiegati del McDonald's, fase che ho sempre trovato estremamente offensiva e mancata di rispetto verso chi ha un lavoro onesto che puzza molto di elitarismo, tra l'altro. Il latino e il greco non servono a niente, tutto quello che viene dall'antichità fa tassativamente schifo. In questo video intendo analizzare le cosiddette ragioni di questi anticlassicisti e vedere se reggono la logica. Piccolo spoiler, non se ne salva neanche una. Vi ricordo che ho collaborato di nuovo con il White Project, in descrizione trovate la mia lettura del terzo episodio di The Beeble Bible, con riflessioni importantissime. Io, anni fa, partecipai ad un'iniziativa per la giornata del liceo classico presso appunto il mio ex liceo, e molti di voi sanno che appunto io ho studiato al classico, dando pure una breve intervista a La Sicilia per la mia esperienza di studente di medicina e di come il liceo mi ha fornito le basi per ciò che sono diventato. Ma faccio una premessa. Su YouTube girano molti video cancro intitolati Aboliamo il liceo classico, che in realtà sono titoli clickbait. Nel video infatti chiariscono, paraculandosi, che non intendono parlare male del classico, ma in generale del sistema scolastico, anche se poi in realtà parlano spesso di quello. Quindi io mi rivolgerò effettivamente solo alle false accuse al classico, senza deviare il discorso su altro, dato che mi dedicherò a un video futuro a come io riformerei il sistema scolastico. I depensanti anticlassicisti dicono anzitutto che il classico è una scuola elitaria, creata per la classe dirigente di spocchiosi figli di papà, perché così l'ha voluta Gentile ed è figlia della riforma Gentile. Allora, partiamo dal presupposto che il liceo classico ha passato così tante riforme che ormai dell'originaria struttura gentiliana non è rimasto quasi niente, e che l'intento originario è assolutamente irrilevante a cosa il liceo classico sia oggi. Sarebbe come dire che andare a visitare il Colosseo è sbagliato perché il Colosseo una volta veniva usato per lotte gladiatorie. Una cagata pazzesca. Il liceo classico ha smesso di essere il liceo della classe dirigente almeno da 60 anni, e si vede, cazzo. Basti vedere nei numerosi punti nevralgici di potere quanti posti sono effettivamente classicisti, soprattutto tra i giovani. Inoltre, questa cosa non è solo falsa, ma è proprio l'opposto della verità. Infatti il classico, lungi dall'essere elitario, è diventato ormai da decenni il liceo delle pari opportunità, il liceo dove si siedono sia i figli di ricchi sia i figli dei poveri e dove a tutti loro viene fornita la stessa opportunità di studiare materie che un tempo erano considerate solo per ricchi. Il liceo classico è ciò che ha permesso per la primissima volta in Italia di studiare materie come greco antico e filosofia a persone che non se lo sarebbero mai potuto permettere prima perché è relegata ad una vita di lavoro, e ci torniamo su questo punto. Diversi studi dimostrano che studiare i classici appiana le differenze demografiche tra studenti. In parole povere, i figli di famiglie povere e quelli di famiglie ricche che studiano latino tendono ad elevare tutti assieme i propri voti e ad avere una differenza minore tra loro. Il 33,8% degli studenti del classico viene da famiglie di impiegati e il 14,7% viene da famiglie di lavoratori esecutivi. Quindi, scuola dell'elite dove? Forse il classico era la scuola dell'elite ai tempi del Regno di Sardegna, o quando c'era il test d'ingresso al suo interno ed era l'unico liceo che faceva accedere alle università, tra cui la legge che era necessaria per entrare in politica. Ma questo è il trapassato remoto. Tanto vale citare Alessandro Magno per considerare la Macedonia odierna come una superpotenza. Smentita questa prima cavolata del liceo dell'elite, passiamo alla seconda bufala. Il liceo classico come sforna disoccupati. Anche questa bufala si smentisce in poco tempo. È ben noto infatti che il classico prepara benissimo a quella metà di settori lavorativi umanistici. Lingue, lettere, storia dell'arte, antropologia, archeologia, filosofia, teologia, legge, scienze della comunicazione, psicologia, che sono mestieri importantissimi per qualsiasi civiltà. In tutte queste facoltà gli studenti del classico da sempre primeggiano, ma il classico fornisce anche moltissimi studenti a facoltà scientifiche come medicina, e io ne sono un esempio. Al test di medicina passai sopra parecchi studenti dello scientifico. Il primo anno abbiamo fatto un sondaggio e quasi metà degli studenti erano provenienti dal classico, quasi metà dallo scientifico e una piccola porzione da altri istituti. Ma come? Il liceo classico non creava disoccupati buoni solo a leggere i testi di Epicuro? E invece no! Numerosissimi sono i classicisti a matematica, fisica, economia, informatica, ingegneria, biologia, facoltà scientifiche durissime. Diversi studi europei e oltreoceano confermano che chi ha studiato latino e i classici tende ad avere punteggi più alti nei test standardizzati e una maggiore efficienza nelle materie scolastiche, cosa importantissima se vuoi avere un buon voto alla laurea, a sua volta importantissimo se vuoi trovare un buon lavoro. Poi molti dicono, vabbè, ma per fare tutte queste cose devi avere l'università, il diploma da solo non puoi fare niente. A parte che una simile accusa si dovrebbe fare anche al liceo scientifico. Questa idea è stupida perché i due licei sono propedeutici all'università, forniscono una preparazione, un metodo di studio extra per persone che evidentemente studieranno ancora per poter fare un lavoro molto avanzato. Se una persona si iscrive al classico con l'intento di lavorare subito dopo, la colpa non è del classico ma della persona che non ha le idee molto chiare. Per queste cose c'è sempre ragioneria o altri istituti simili. Ed è qui che il classico risplende, signori miei, perché questo modo di pensare qua è sbagliato.
I lavori meno teoretici e che richiedono meno studio, lo sapete, da un decennio a questa parte stanno venendo automatizzati, sempre di più. Ci sono già diversi siti che fanno predizioni basate su trend statistici su quanti anni ci vorranno prima che certi lavori saranno fatti da robot, senza alcun bisogno umano, e risulta evidente da questi studi che i lavori a bassa specializzazione, i lavori che richiedono poco studio, sono quelli che saranno i lavori prima automatizzati, molto presto. Invece, tardissimo o addirittura non in questo secolo, i lavori che richiedono una formazione universitaria soprattutto lunga. Per questo motivo, signori miei, ora più che mai, è importante far avere ai propri figli una laurea. Questo è un fatto che tutti gli analisti dimostrano. Ormai i lavori che richiedono solo il diploma sono in crisi e in futuro lo saranno molto di più. A qualsiasi genitore si consiglia di mandare i suoi figli all'università, perché saranno proprio questi lavori a resistere all'automatizzazione, e quindi il liceo classico e quello scientifico sono i migliori, dati delle immatricolazioni alla mano, perché preparano a studiare ancora meglio. Signori miei, è inevitabile, il tasso di cultura della popolazione tende a crescere con il tempo. Siamo passati dal combattere l'analfabetismo al rendere la popolazione più diplomata possibile. Il prossimo step sarà renderla più laureata possibile. Ragionare ancora sul studio il minimo indispensabile per ottenere il primo lavoro che trovo nel nuovo mercato è suicida. Ed è stato visto che sono proprio le materie umanistiche quelle che resistono di più all'automatizzazione. Siamo molto più vicini al robot economista che non al robot scrittore, per quanto indubbiamente nel futuro più remoto sarà tutto robotico. Questo senza contare che c'è stato un aumento di richieste nel mondo del lavoro di persone con formazione classica. Quindi liceo classico non prepara bene al lavoro dove? È ancora una volta proprio il contrario ad essere vero. Passiamo oltre. Altra accusa è che, ok, il liceo classico è molto paritario, prepara bene il mondo del lavoro, ma non offre una buona preparazione, che è in qualche modo carente. Anche questo è in realtà falso. La formazione classica include fisica, matematica, chimica, biologia, scienze della terra, lettura inglese e italiana, latino, greco, storia, filosofia, storia dell'arte, religione tra le altre cose. E questo è un curriculum obbligatorio. Poi ci sono i corsi sperimentali che con altre materie e altre ore di studio. Quindi come si può definire questa formazione incompleta quando sono presenti tutte le materie del campo scientifico e umanistico necessarie? Alcuni a questo punto dicono che però le materie umanistiche sono molto abbondanti e quelle scientifiche carenti, e che nel liceo classico sono tutti stupidi che non capiscono la matematica. Io qui voglio far notare la grande ipocrisia assolutamente razzista. Se tu osi dire che il classico apre di più la mente, che lì la filosofia e l'italiano sono spiegati meglio, che il senso della vita e i modi di pensare al mondo sono esplorati, ti ammazzano, ti fucilano, ti danno dell'elitarista, razzista, fascista, faccia di serpentista. Ma se dici che il liceo scientifico ti rende più bravo in matematica, in scienze, ti rende più intelligente, cazzo più lungo, allora tutti dicono, vabbè, è giusto, è fattuale, è verissimo, innegabile, è eterno, non è discriminatorio dirlo. Vedete la grande ipocrisia? Nessun liceo è superiore agli altri, fino a quando non è del tuo che si parla. Quindi, signori miei, esattamente come dobbiamo accettare che nel liceo scientifico c'è una maggiore preparazione nelle materie scientifiche, nel liceo classico c'è una maggiore preparazione in quelle umanistiche. Basta pretendere inesistenti egalitarismi per meri motivi di ore di studio che non esistono. Ogni liceo ha un settore in cui si specializza di più rispetto agli altri. Nel caso del classico sono le materie umanistiche, ma non per questo le materie scientifiche sono inesistenti o insufficienti, lo dimostrano i test, così come l'abbondante presenza di studenti del classico in facoltà scientifiche. Io stesso ho più volte dato lezioni di fisica a studenti dello scientifico, ma non per questo mi sentite dire che il classico è il nuovo Einstein. Il classico primeggia sull'umanistica, ma non per questo dimentica le materie scientifiche. Lo stereotipo dello studente del classico che non conosce la matematica non è solo falso, è offensivo verso tutti i docenti di matematica di tutti i licei classici. La mia professoressa di matematica, grandissima persona, ci insegnò ogni singolo teorema facendolo comprendere alla radice, in modo da farci sviluppare il metodo con cui comprendere ogni altro teorema. E questo senza contare gli indirizzi PNI, che hanno una matematica pesante quasi quanto quella dello scientifico, senza nulla togliere al greco antico. Secondo molte ricerche, il liceo classico è la scuola superiore da cui provengono gli studenti più preparati d'Italia e hanno un rendimento universitario più alto degli altri. A questo punto, rimasti senza argomentazione, i depensanti detrattori del classico dicono che il latino e il greco sono inutili e che andrebbero tolti in favore di ancora più fisica e matematica, e magari di informatica ed economia, che sarebbero utili nel mondo lavorativo. La cagata gigantesca secondo cui il latino e il greco sono inutili, detta quasi sempre da persone che di queste due materie sono puta caso molto carenti e che ora blasterò così forte che pure i loro discendenti si ricorderanno il nome Morte Bianca. Partiamo dal presupposto che l'Italia è la nazione con più del 40% dei beni storici culturali del mondo. La stragrande maggioranza dei capolavori antichi d'Europa sono nostri. Ogni popolo deve valorizzare le risorse del suo territorio. C'è chi ha ricchezze minerarie, c'è chi ha il turismo, noi abbiamo una storia ricchissima. Non valorizzarla e far cadere in secondo o terzo piano latino e greco, che sono la base, come darsi la zapata sui piedi. Il latino e il greco sono le nostre radici e trovo miope tagliare le radici ad un albero. L'Italia ha come prima arma la cultura ed è in questa che dobbiamo primeggiare, e basterebbe già solo questo per annichilire completamente gli anticlassicisti, ma voglio andare oltre. Le materie del classico sono inutili? Si tratta di un'emerita falsità. Quest'idea si basa su un concetto pseudoscientifico. Queste persone pensano che l'intelligenza sia una cosa unica e monolitica e che facendo tanta matematica tipo ti si alza il Viagra del cervello e che tutto quello che non è tecnica e numero è una perdita
quantità di tempo. In realtà esistono numerose declinazioni dell'intelligenza, perché esistono varie aree del cervello. Ogni intelligenza è diversa perché diversa è la struttura cerebrale sottostante. L'intelligenza logico-matematica sarà sempre diversa da quella spaziale, che sarà diversa da quella introspettiva e filosofica e così via. Imparare una nuova lingua è una di queste forme di allenamento di intelligenza che è parallelo alla matematica e con vantaggi unici che questa non può offrire. Numerosissimi infatti sono gli studi che dimostrano che imparando più di una lingua il cervello delle persone cambia radicalmente. Imparare più di una lingua rende più intelligenti, aumenta le capacità di pensiero laterale, dato che le lingue sono strutturate in maniera diversa e quindi fanno pensare in maniera diversa. Un vecchio detto dice che ogni lingua studiata è una vita diversa vissuta, perché come ci insegna Orwell, il modo in cui parliamo è il modo in cui pensiamo, e se abbiamo parole nuove possiamo pensare in modi nuovi, pensare a come certi popoli hanno molte più parole e quindi complessità per concetti che altri popoli non hanno. Pensate a quanti modi i greci avevano di intendere l'amore, mentre in inglese c'è soltanto una parola che li deve unire tutti, love. Pensate a come gli studenti bilingue anglo-giapponesi identificano meglio i colori. Perché? Perché ci sono termini cromatici in giapponese assenti in lingua inglese. Studiare una nuova lingua ti apre letteralmente un nuovo mondo. Studiare altre lingue rende più prolifica la corteccia cerebrale e l'ippocampo, contrasta l'Alzheimer, e gli studenti bilingue hanno voti migliori nei loro pari. Sono più attenti ai dettagli e sono più abili nel multitasking, fondamentale nell'epoca moderna. A questo punto qualche ignorante ha affermato: beh, perché non insegnare lingue non morte, tipo il francese o il cinese, perché la Cina, capito, no, ricchezza, commercio, fluttuazioni, investimenti, bel roto, Partiamo dal presupposto che il latino non è una lingua morta. È parlato ancora oggi, è una lingua ufficiale di uno stato, è abbastanza diffusa da fare da mediazione culturale ed è abbastanza vicina alle altre lingue da essere, da questi discendenti, da essere intellegibile. Ma anche ammesso e per nulla concesso che sia una lingua morta, è dimostrabile la superiorità dello studiare latino rispetto al cinese mandarino. E già, perché queste persone, di cui non faccio il nome, sono assolutamente schiave delle tendenze estere. L'Italia è sempre sbagliata, l'Italia è sempre indietro e tutto quello che fanno all'estero è sempre meglio, in un benaltrismo che ha del ridicolo. E si tende sempre a seguire supini la moda anglosassone, già che ci siamo, regaliamo armi ai 14enni, come fanno gli americani. Che poi non capisco, queste persone che dicono che siamo indietro a causa del fatto che studiamo poco le materie scientifiche rispetto ai classici, eppure statisticamente negli USA le studiano meno di noi, 40% contro il 26%. Ma come? Non eravamo gli unici folli a studiare lingue morte e sepolte e i loro classici? Ma anche volessimo seguire le mode inglesi, dovremmo farlo fino alla fine. Il professor Nicola Gardini, docente ad Oxford, dove ogni anno aumentano gli studenti interessati al latino, non è che l'ultimo di una lunga stirpe di esperti del mondo anglosassone che stanno stimolando la ricerca accademica in questa direzione. Nel mondo anglosassone sta venendo introdotto sempre di più lo studio dei classici. Obama stesso enfatizzò l'importanza del latino. Mark Zuckerberg e Bill Gates avevano studiato latino e greco e li hanno citati come importanti per la loro formazione personale. Bill Gates! Di contro, tra le fila dei detrattori del classico trovo solo giornalisti disoccupati ed economisti dalle carriere politiche discutibilissime. Non decisamente paragonabile a Bill Gates. Diversi studi dimostrano che il latino, per come è strutturato, a differenza di altri linguaggi, perché sì, non tutte le lingue sono uguali nel loro influire sul cervello, ha dei vantaggi. I ragazzi che studiano latino superano i loro coetanei nella lettura, concentrazione, memoria a breve termine, nella comprensione, nella ricchezza del vocabolario, nelle forme di pensiero più elevate come computazione, problem solving e concettualizzazione. Sono, in particolare, proprio i ragazzi di famiglie povere a beneficiarne, ma guarda un po'. Si evidenziano miglioramenti nell'area di Broca e Wernicke. Aumentano i punteggi dei test, aumenta la possibilità di applicazione nelle scuole mediche americane e miglioramento dell'abilità di apprendimento. E studiare latino e greco apre la mente e ti rende più sapiente non era un modo di dire, è un fatto scientificamente dimostrato. Ci sono persino lievi aumenti del quoziente intellettivo collegato allo studio del latino. Perché tradurre una versione in latino è un processo computazionale che richiede lo stesso meccanismo mentale iniziato in un algoritmo, con collegamenti, processi ipotetici che procedono per trial and error, sviluppando un metodo che sarà poi utile nello studio di qualsiasi cosa, dal cinese all'astrofisica teorica con l'info Universe. Non è un caso che Thomas Jefferson, filosofo e terzo presidente degli Stati Uniti d'America, sosteneva che fino all'età di 16 anni si dovesse studiare latino e greco. E vi dico di più, lo so, li sto distruggendo fino all'ultimo atomo. Negli studi classici antichi, il latino era diviso nel trivium, ossia lo studio del latino a 360 gradi. Il primo livello era la grammatica, in cui si ottengono tutti quei vantaggi neurologici di cui abbiamo appena parlato. Ma poi c'era il secondo stadio della logica, in cui si analizzano le frasi, scomponendole in elementi e studiando le regole di associazione tra le idee. La logica classica è alla base dell'informatica moderna, e con la logica greca che su Minecraft è stato costruito il primo computer, e con quella logica che Turing ha creato l'informatica moderna. Non è un caso che Olivetti, uno dei più grandi geni italiani moderni e capostipite dell'informatica moderna, perché sì, cari anglofili, noi italiani siamo stati precursori quando ancora Jobs si rasava i gomiti col rasoio. Non per nulla Olivetti aveva una formazione classica e fece una tesi su Hegel. E poi la terza materia, la retorica, con cui gli studenti dovevano studiare gli autori antichi e le loro idee, e poi dovevano discuterle. C'erano gare di dibattito, come quelle che si fanno a legge all'estero,
in cui gli studenti dovevano competere con idee opposte con metodologie analoghe alla programmazione odierna. Quindi, signori miei, il latino inutile, al contrario, non ne facciamo abbastanza. Dovremmo tornare a quelle palestre spartane del cervello che era il trivium. Ma soprattutto, signori, questo non richiede rinunce. Queste persone vorrebbero far sembrare che o dobbiamo sapere il latino, inutile da stupidi fascisti ricconi, o la santa suprema matematica a 90. Si possono benissimo fare entrambe le cose. E questo è il bello del classico. È un bonus, non un malus. Si fa di più, non di meno. La matematica c'è comunque, la fisica c'è comunque. Semplicemente si aggiunge anche il greco e il latino. Quelli che dicono così, io ve lo dico chiaramente, qua non avrò pietà per nessuno, sono degli ipocriti complici di un sistema politico che da decenni toglie finanziamenti alle scuole pubbliche e poi dicono: ops, guarda quanto fa schifo la scuola, evidentemente spreca i pochi soldi che le diamo. Togliamone ancora di più, in un circolo vizioso e così via. Ogni singolo rettore preside vi confermerà che l'istituzione italiana da decenni è sottofinanziata. E noi cosa intendiamo fare? Togliere. Che è come curare un raffreddore chiudendo una persona nel congelatore, da veri geni. Perché sì, invece di sedersi e dire, ok, l'istruzione ha dei problemi, cerchiamo di sistemarla, che è la soluzione giusta, ma è la soluzione faticosa, complessa, costosa, si cerca la soluzione semplice, ma falsa, quella che trova un nemico chiaro, definito, lo slogan che parla alla pancia e non alla testa, come aboliamo il liceo classico. Sì, l'Italia è in crisi non perché sottofinanziamo le scuole, che sono così sottopagate che crollano i tetti in testa ai bambini, no, 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 è perché facciamo troppo latino, ha proprio senso. Non è un caso che quelli che sostengono questa idea sono gli stessi che vorrebbero privatizzare tutto, così se sei ricco ti puoi permettere la scuola privata, e se sei povero ti attacchi alla faccia dell'elitarismo. Togliere il latino non renderà migliore in matematica, mi dispiace. Anche perché, e qui vi dirò la verità che nessuno ha le palle di dire oggi, nessuno vuole mai toccare educazione fisica, materia che, l'ho detto io, lo dicono moltissimi esperti, è e rimane assolutamente inutile. Non allena, e il suo contributo a livello fisico è quasi nullo, lo dicono gli esperti, ma sono ore preziosissime, perché toglierla sarebbe impopolarissimo. E questa è la verità. Ormai siamo per una scuola dei premi, la scuola che invece di porre una sfida deve rendere tutto facile. Se è in condotta garantito, se il prof mette un voto basso può venire denunciato, zero coperture, meno libri, tagli ovunque, facciamo lavorare gli studenti gratis mentre dovrebbero studiare. Ormai le uniche materie ancora difficili sono matematica, fisica e appunto latino greco. Ed è noto che il classico ha un carico di lavoro elevato negli studenti. Questo rende così popolari questi hashtag. Parlano alla pancia, alla pigrizia. Non sei tu che devi impegnarti. E il latino ad essere sbagliato. Ora ti tolgo l'ostacolino davanti. Vedrai che nella vita andrà sempre così. E invece no, non andrà così. I nostri studenti non sono più abituati a faticare. E a questo punto, sapete l'ultima carta che si giocano gli anticlassicisti, ormai con il sudore della fronte disperati? La carta del lusso. Dicono che queste materie, ok, sono utili, ok, sono importanti, però sono dei lussi. Il latino, il greco sono cose alte per uomini di cultura. Sono cose che dovresti fare solo all'università, mentre al liceo si dovrebbero fare solo le cose utili nel mondo del lavoro, come economia, matematica e programmazione. Allora, andiamo con ordine. Anzitutto, seguendo questo ragionamento, dovremmo abolire tutto quello che è inutile al lavoro, tipo la storia dell'arte. A che serve l'arte nel lavoro? Ci friggi gli hamburger con Michelangelo? Ci programmi qualcosa con Leonardo? In ufficio ti serve sapere la terribile lotta che Van Gogh ha dovuto affrontare nella sua vita? Ma no, zitti e obbedisci, schiavo. Studia per 13 anni per essere un lavoratore perfetto. Calcolo e sforzo, nient'altro ci deve essere. Che bel mondo, che bella visione che c'è nelle vostre menti adesso. Aveva proprio ragione Heidegger. Con il prevalere del capitalismo consumistico industriale si impone un modello culturale che schifa e cerca di cancellare tutto quello che non è utile. Si venera la tecnologia e il progresso senza se e senza ma. Se è scientifico, allora è giusto e bisogna farlo. Devi essere uno strumento, il miglior strumento possibile, bravissimo nel farti sfruttare. I padroni che ti vogliono stupidi. Solo chi sta al comando deve avere conoscenze complete. Tutto quello che non serve al mercato industriale è inutile, come un animale. Gli animali sono bravissimi a sopravvivere, mangiare, bere, pensano solo a quello. Sì, non sanno cosa sia l'arte, la musica, vivono senza chiedersi il senso del cosmo, senza contemplare l'immensità della gioia catartica. Passare 20 anni a studiare, 40 anni a lavorare come un mulo e poi gli ultimi 20 anni di vita in ospedale. Ora finalmente è il tempo libero per farti una cultura e divertirti. Se non fosse che ora il tempo è esaurito. Si fa tanta presa in giro nel dire che latino, filosofia, arte e musica sono inutili. Come ho dimostrato, è falso e non ho dato le prove inconfutabili. Ma anche se lo fosse, sarebbe un bene, maledizione. Queste persone davvero non conoscono la piramide di Maslow? Non solo di pane vive l'uomo. Non abbiamo solo mangiare, bere, lavorare e dormire. L'uomo ha anche tendenze più alte da perseguire. La ricerca del bello, della felicità, dell'appartenenza, della conoscenza, del senso della vita, dell'universo. Privare l'uomo di queste cose, ridurlo ad una macchina lavorante, significa ridurci ad animali. Noi siamo umani proprio perché vogliamo fare queste cose, proprio perché sono inutili, dimostrano la nostra grandezza, che possiamo permettercele. Una volta erano solo i nobili a poterle fare, i poveri dovevano lavorare tutta la vita. Oggi qualcuno che non nomino vorrebbe riportarci a questa condizione. Lavora e zitto. Poi se diventi ricco, se hai tempo, se ce la fai, se c'è l'occasione, forse potrai sapere cosa ne pensava Sartre del senso della vita. Ma sappiamo benissimo a cosa condurrebbe un simile scenario, che il figlio di poveri non saprà mai chi è Sartre, e neanche avrà avuto in sé la curiosità, maledizione. Il figlio dei ricchi lo saprà sempre.
Questo è il vero elitarismo. Non è questione di obbligare i ragazzi a studiare latino e greco, ma è anzi dar loro l'occasione unica di studiare queste cose finché sono giovani, perché certe cose, studiate da vecchi, come anche le lingue, hanno un effetto molto minore sulla mente. Ci sono molte cose che qualche elitarista considera lussi. Io invece dico che sono diritti di tutti i cittadini. È veramente grave che ci siano persone che considerano tutto ciò che è antico non solo inutile ma anche retrogrado, sia perché il metodo scientifico è una cosa vecchia di secoli, sia perché gli antichi erano popoli di grandissima apertura mentale. Ed è qui che mi avvio alla conclusione della mia arringa. Perché queste persone non comprendono lo scopo finale dei classici, studiare il passato per capire il presente, e in modo così da costruire un futuro migliore, perché capire la crisi dell'impero romano è importante oggi nella crisi odierna. Chi non conosce la storia è condannato a ripeterla. Nell'imparare di tutti questi filosofi e pensatori, noi impariamo anche un modo di pensare diverso, impariamo un metodo, il pensiero critico che negli studenti del latino è aumentato, imparare non solo a ricevere i dati ma a filtrarli. E davvero nel paese con il più alto tasso di analfabeti funzionali dell'emisfero occidentale, dove le bufale e l'antivaccinismo regnano, vogliamo scommettere sul pensiero critico? Davvero vogliamo definire la moralità un lusso da mettere in forse? Ci sono cose che la matematica non ti insegna, ma i classici sì. La famosa apertura mentale, così come la difesa mentale, il dire ok, cerchiamo le fonti, vediamo se questo slogan stupido ha senso o meno. Ma queste persone non hanno imparato nulla da Jurassic Park, solo perché è scientifica possibile non significa che devi farlo, che è eticamente permissibile. La bomba atomica, la scienza ci insegna solo il cosa puoi fare, non ci insegna il perché, il se. Perseguire solo la scienza è erroneo, perché la scienza è uno strumento. Il progresso non è né buono né cattivo, dipende dalle mani di chi è messo, e i classici ti insegnano ad inquadrare, ti insegnano a vedere i dati che la scienza offre e rifletterci sopra. Una cosa è eseguire benissimo dei comandi, una cosa è sapere perché quei comandi sono mandati, il decidere. Io dico basta a questa ultra specializzazione in cui ognuno conosce solo la sua nicchia. Dobbiamo tornare ad essere uomini rinascimentali, che si intendono di tutti i campi, uomini che non sanno soltanto fare, ossia schiavi, strumenti, ma pensare, maledizione. Il classico è da abolire? Casomai facciamone un modello. Mettiamo il latino in altri istituti, mettiamo filosofia già alle scuole medie, aumentiamo la matematica nel classico in modo da rendere più prolifica la collaborazione con gli amici dello scientifico. Il greco è una lingua importantissima, ha importanti ramificazioni nel cirillico, usato dai popoli slavi, è alla base del vocabolario etrusco, a cui poi si è ispirato la lingua latina, da cui discendono tutte le lingue neolatine, italiano compreso, permette di conoscere le radici di queste lingue rendendolo lo studio più facile. Farmaci e malattie hanno nomi latini, essendo una lingua le cui sfumature di significato giocano un ruolo fondamentale, il processo di traduzione insegna un esercizio critico, è un processo algoritmico. La letteratura greca è affascinante, si pone come base per la letteratura latina, esplica la mitologia e pone grandissimi capolavori poetici della storia dell'umanità. La filosofia, che al liceo classico riceve più attenzione che in ogni altro liceo, è la base dell'amore per la conoscenza, le domande esistenziali più profonde, i dilemmi più grandi della storia e l'evoluzione del pensiero umano su tutti i campi dell'essere. Non ci sarebbe scienza senza filosofia, non ci sarebbe matematica senza pensatori greci. Il liceo classico ha dato la formazione alle più grandi menti d'Italia, compreso Enrico Fermi, oltre che alla quasi totalità dei suoi letterati, poeti, nonché filosofi, e moltissimi ricercatori, intellettuali, ingegneri, imprenditori che hanno reso questo paese grande. Trovo infine che la rivalità tra liceo classico e scientifico sia una cosa sciocca, ormai trapassata, ma che qualche pagina cancro riporta in auge per beccarsi qualche like. La dicotomia fra classico e scientifico è veramente assurda, come se scienza e filosofia fossero agli antipodi, come vogliono alcuni filosofi ignoranti e alcuni scienziati ignoranti, e non, anzi, in connubio. La questione non è se superare la cultura scientifica o quella umanistica, perché, come disse Leibniz, è solo avendole tutte e due che puoi davvero possederle entrambe ed essere completo. La scienza produce giudizi a posteriori, di fatto ed empirici, l'umanistica quelli a priori ed eterni. Solo con la loro combinazione possiamo ottenere qualcosa di sintetico e a priori che sia prolifico e ordinato. Per questo motivo l'arte e il latino non sono cose morte, sono immortali, ed imparando le espressioni latine, i proverbi e le locuzioni, impariamo un modo di vivere, di pensare. E lasciate che mi rivolga con un j'accuse finale all'ipocrisia degli abolizionisti del classico, i quali dicono che gli studenti sono troppo giovani per scegliere le materie da studiare, ma poi vogliono scegliere per loro eliminando una delle loro opzioni, perché di questo si tratta: togliere la possibilità a studenti di quell'età di ottenere l'accesso pubblico a queste materie. E questi poi si difendono dicendo che l'istruzione è un bene pubblico e quindi cosa è giusto insegnare o meno deve decidere lo Stato. Ironico che a dirlo siano spesso dei liberali, a quanto pare l'antistatalismo funziona soltanto fin dove dico io. Conveniente, visto che ai giovani il latino, soprattutto in America, piace molto. La verità è che si tratta di personaggi che spesso si aggrappano a queste mode per ottenere un po' di attenzione sulle loro idee. Questi che vengono qua e dicono io ho fatto il classico, quindi le cose che dico sono vere per forza e non posso essere chiuso, che è come dire ho amici neri quindi non posso essere razzista. È un aggravante invece. Sono persone aride a cui il liceo classico ha lasciato ben poco, e se davvero oggi favellano di dover togliere tutto quello che non è calcolo e che sono rimasti bloccati al positivismo, ideologia fallita, e che non citano mai gli studi putacaso, a differenza di quanto ho fatto io oggi, quindi io in realtà voglio essere clemente, perché è evidente che si tratta di persone povere che non hanno
realmente capito di cosa parlano. Quindi, prima di parlare, di fare e fare per fermare il declino, dobbiamo pensare prima di fare a cosa stiamo facendo e se è giusto il fare. Quindi, a coloro che criticano il liceo classico ogni 2 anni, posso soltanto dire, citando qualcuno che loro conoscono molto bene: taci, miserabile!